Good evening, ladies and gentlemen, NXT Merda anche a te Marco, e direi che possiamo cominciare non prima di un attimino di riassunto, anche perché sono 2 settimane, se non anche di più, che non stiamo continuando la carriera qui col WWE 2K19. Quindi, riassuntone veloce, Jack Barton ha preso pedate nel culo perché a Triple H si è svegliato con la luna storta, abbiamo perso lo US title, abbiamo fatto un bel tour in Giappone, dove in una maniera ignobile ci siamo guadagnati il rispetto niente po' di meno che AJ Styles. Ma torniamo dove eravamo rimasti a questo punto. E se lo volete rivedere, se siete nuovi qua su Twitch, sul mio canale lo sapete, la settimana successiva allo stream, ogni lunedì, trovate lo stream per intero su YouTube. Quindi se vi manca qualche cosa, la trovate lì. Punto. Partiamo esattamente dove eravamo rimasti, circa metro più, metro meno. Allora, Daniel Bryan era rimasto colpito da Colquhoun in Giappone, ma Cole preferisce combattere l'Oltreoceano e non ha intenzione di spostarsi a breve. Come lo capisco? Colquhoun ha già capito tutto della vita. Ah, poi l'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, se non venite da YouTube, lo dico anche qui, che il venerdì saremo sempre qua, ogni venerdì alle 21, sempre. O perlomeno quando sarà possibile. Comunque, la maggior parte dei casi mi trovate qui. Andiamo avanti, su. Vediamo in che modi ignobili verremo malmenati anche a sto giro. Che tanto abbiamo capito che si diverte così l'Authority la settimana successiva. How are you feeling after that big trip? A little jet lag? Yeah, a little. I mean, can't complain though. Look, I just wanted to say maybe I could have shown you a little bit more respect in the past. You obviously proved in Japan that you deserve it. Hey, don't worry about it. I know you got the whole rookie treatment when you first got to WWE too. I definitely did. Maybe I was just doing the same thing to you without even thinking about it. We're cool now though, right? Esatto. Come avevo appena detto. Così, appare John Cena selvatico, senza una spiegazione legittima, e mi sono dimenticato di rimettere il commento: puttana la miseria. Non so se sia una cosa brutta o buona, per ora che ci penso. Oh, abbiamo un match a caso contro Eden English, senza una spiegazione alcuna. Ma chi se ne frega, non lo vogliamo dire, andiamo a pestarlo come si merita. Spelacchio, come l'ha chiamato qualcuno l'ultima volta in live, anche se presumo sia il soprannome che gli hanno dato quei due disgraziati con la sindrome di Down di Pose Franchini. Ah, e ovviamente io sto facendo finta di niente, perché comunque questa roba dovrà andare in streaming su YouTube, andrà su YouTube la settimana prossima, quindi non avrebbe molto senso che si senta. Però appena succede qualcosa lì a Torino, nel covo dei ladri, ve lo faccio sapere. Parlo in codice, ma già mi sono capito. Nel frattempo arriva il nostro Jack Barton con le sue spalle gigantesche, sempre e comunque. Dopo mi sa che rimetto il commento, che è un po' brutto da sentire. Anzi, è brutto da non sentire. Ma saltiamo l'entrata, che non c'ho voglia. Ecco, questa la voglio che la sentiate anche voi, eh. WWE presents from Chicago, Illinois, the maestro of mayhem, the Picasso of Rembrandt of rage. The drug.
King. Right here in neanche interrompere l'entrata per dargli uno schiaffone sul coppino come si meriterebbe. E sì, effettivamente la fortuna sfacciata di bombarsi una figlia d'arte non capita a tutti. Ma possiamo andare avanti. Mi dispiace, ma anche tu che... Vabbè, che dirai, Chiellini Alfanta è sicuro che non beccherai mai un rosso, quindi... È stata una... Ah, cazzo, mi sono dimenticato di rimettere anche la KUD. Vabbè. Vorrà dire che lo picchiamo senza sapere come... Come stiamo messi con le finisher. Soprattutto con i payback, ma controlleremo dopo a questo punto. Vorrà dire che facciamo un'altra pausa per rimettere le impostazioni. Tutto un gioco di elusività. E poi voli fuori perché te lo meriti. Senza troppi complimenti. Ti ribalto il cervelletto. E ovviamente questa è una delle mie cose preferite. Non ne ho mai fatto mistero. Quindi mentre che picchiamo in allegria ed in inglese, dicevo, spieghiamo che cambieranno un po' di cose nelle prossime settimane, soprattutto l'anno prossimo. Una cosa non cambia da Jack Barton, che non azzecca una mossa aerea manco a pregarlo. Dicevo, cambieranno un po' di cose, perché allora sicuramente verso l'inizio di gennaio finiamo con David Blib, faremo qualcos'altro. La mia idea sarebbe provare a mettermi allegramente in ridicolo, perché per esempio proveremo Soma, che è proprio il classico horror di quelli che fanno sempre piacere da vedere nelle live, anche perché io, essendo un cacasotto da competizione, sicuramente regalerò grandi momenti degni di essere clippati nella migliore delle tradizioni. Poi vabbè, per quanto riguarda il tubo, vabbè, su YouTube continua scarponi. E tra l'altro il mio tentativo sarebbe anche pregare di trovare, di farmi chiamare dalla nazionale italiana per fare anche uno spin-off estivo, cioè Euro Scarponi. La giochiamo all'Europeo 2020. Almeno quella è la mia idea, poi vediamo se riusciamo a metterla in pratica. Intanto stiamo ribaltando English come un calzino. E non abbiamo caricato neanche la signature, figurati. Siamo così scarsi. Sì, beh, ovviamente il ripescaggio sarà fondamentale il ripescaggio dell'Italia, io lo do quasi per certo, è il caso di dirlo. Sto allegramente malmenando English senza neanche sudare. Adesso andiamo con il bus driver e mandiamolo a casa sto coglione, che credo di averlo pestato abbastanza. Vediamo. Sì, ottimo lavoro. Niente di faticoso, però dovrò uscire un secondo per cambiare quelle cose che ho detto. Io dovrei capire anche il senso di quello che abbiamo appena fatto, cioè il senso di un... Dicevo, il senso di questo match inutile che abbiamo fatto. Credo che lo stiamo per scoprire. Appunto, iniziamo a capire anche il senso della presenza di Cena di prima. Vediamo un po', magari salta fuori che adesso ci tocca menare pure lui, e lì
vi faccio contenti, guarda. Sentiamo un po'. Sempre che parli, perché stiamo aspettando. Take it easy, partner. I'm not out here for a fight. At least not yet. Ma che cazzo? I'm here because I've heard all the buzz. Ma non ci credo. You gotta see this guy who's blowing up on the indies. You gotta see this guy. Ma stiamo scherzando? And stuck it to Triple H. You gotta see this guy who won the US title and defended it in an open challenge week after week. Cioè, hanno doppiato John Cena. Hanno doppiato John Cena. Siamo a questi livelli. Tra l'altro un imitatore pessimo. Ma che cazzo? Now most people would get caught up in all that, but not me. Cioè, sono imbarazzato per la 2K, porca puttana. And so many times I've heard all the buzz, and then when it comes time for me to actually see what's behind the buzz, it doesn't measure up to the hype. So I'm out here tonight because I want to. Era veramente così impegnato Cena che non potevate fargli doppiare quattro frasi in croce? Sì, bravo, esatto. È talmente part-timer che manco il tempo per doppiare, cioè. Facciamo un po' gli stronzi. You came out here, say everything you just said about what I've accomplished, and then still question whether I measure up? I think the question you should be asking, John, is whether you still measure up. You said it yourself, you've been around for a while. Some people might even say. Ciao Mattia, scusa, non avevo letto il messaggio. Now don't hide behind. Sei venuto anche qui. If you're one of those people, say it to my face. You're past your prime, and I'm just getting started. Okay. So you think I need to prove to you? Sì, lo so chi sei, l'ho visto. Well, it's clear. Mi ho riconosciuto il nome da Instagram. But it just so happens that we have a show coming up called SummerSlam, and I currently don't have an opponent. So how about you and I step in the ring and go one on one? After that, all our questions will be answered. È un pessimo imitatore di Cena. Non è, no, questa non è la voce di John Cena, è la voce di un pessimo imitatore di John Cena. Addirittura altri spettatori, grazie mille. Siete arrivati giusto in tempo per sentire il pessimo imitatore di John Cena. Ecco, vedi, gliel'avrebbe dovuto dire. Però peccato che non abbia avuto modo. Cioè, questo non è John Cena, questo è Jack Pranzo. La voce non me la spiego altrimenti, ragazzi. Una roba imbarazzante, proprio lo posso dire, una roba imbarazzante. La settimana successiva. Pure. Ah, ok, meno male, lui non l'hanno doppiato. Lui la voce è la sua. It's me. After all, I was the youngest world heavyweight champion in history at the age of 24. Sì, avresti anche un po' rotto il cazzo con questa storia. Così, eh. I didn't rely on cheap gimmicks like viral videos or invading someone else's show to make it to the top. No, I did things the right way. But that's not what gets rewarded these days. Fischiano le orecchie, Orton. Get hot on the indies, show up, win a few matches on SmackDown, they get handed a main event match in one of the biggest shows of the year. Well, I am sick of it. Per quale titolo, scusate? Mica l'avevate detto che aveva un titolo. Ha fatto così a cazzo di cane. Cioè, un attimo di spiegazioni. Vabbè, fate un po' come cazzo volete.
Look, I could give you an entire list of reasons why I'm facing John Cena at SummerSlam. But instead, let me give you one reason why you're not facing Cena. Because we've seen that match over and over and over again. Scusate, dovevo. Non ce l'ho fatta. Mi sono veramente smettato male che durante il match non urlerebbe neanche. Giusto, giustissimo. Non potrebbe essere altrimenti. And since we have unfinished business after you cost me the US title, how about we give them a match they've never seen before? Oh, salve spettatori. Fatemi sentire. Conversiamo assieme. Fatemi sapere cosa ne sapete, cosa ne pensate del John Cena doppiato col culo. The chance to prove everything you just said about me. That's fine. But I was thinking more like if I beat you, I take your place in the match versus Cena at SummerSlam. Do you want to shut up all the critics and earn your big main event opportunity? Or do you want another handout? All right. To prove to you and everyone else that I've earned everything I've ever gotten, I'll put my spot in the SummerSlam match on the line. That's great. I look forward to taking it from you by giving the WWE Universe something they have seen before. Me hitting you with an RKO. Ok. Vorrei dire che ci sono calci in culo anche per te. Che te devo dire? Ancora non ho modo però di uscire, rimettere il commento e l'HUD, perché non posso certo mettere in pausa ogni volta che non capisco a che punto sono, quindi spero di avere un attimino di break per togliere tutto quanto. No, devo continuare a spaccargli il culo. Ok, tanto ci abbiamo l'Attack Online, ma non si degna di venire a vedere il nostro video, eh. Parliamone, adesso mi incazzo. Oh, stavamo parlando giusto di voi, chiedo scusa. Salve Attack. Purtroppo Eddie Guerrero ci ha lasciati tanto tempo fa. Andiamo a continuare a malmenarlo nel frattempo che, insomma, questo imbecille non si mena da solo, quindi dobbiamo fare tutto noi. Dai di destro, dai di sinistro. Oh, beh. Mi dà veramente poco da gioire questo omino qua, eh. Manco si impegna. Credo si stesse anche buggando male perché gli si stava smontando il cervello. Opla. Vediamo un po' di pressarlo un attimino. No, ecco, già che ti allontani ho capito come va a finire, quindi alza il culo per cortesia. Marco, per cortesia, anche tu, eh. Già si prestano al gioco, poi ci metti anche tu a rincarare la dose, sarai anche un po' stronzo, scusa, eh. E dai. Sì, infatti, c'è anche da dire quello, gli arabi stanno messi pure peggio di loro, quindi. E in compenso però si beccano i super spettacoloni dal vivo, tacci loro. Quanto ci vuole per abbatterti il cervello, Randall, eh? Proprio non ne vuole sapere. Oh, ce l'abbiamo fatta, vediamo che succede mo. Qualcosa mi dice che la picchiamo. Ecco appunto, sto a vedere, qualcosa mi dice che la picchiamo dentro il culo. E infatti. Non so neanche dove cazzo fosse, però grazie. Grazie mille. Oh, attenzione. E adesso è tutta roba nostra. Ok, devo ancora pompare un po' di finisher.
Continuiamo a ribaltarlo in allegria. E mi sa che a sto giro ci siamo. Dai The Bus Driver. E chiudiamo semplice semplice. Direi che abbiamo chiuso la pratica abbastanza facilmente. No, eccolo là, lo sapevo, sto stronzo. Mettiti le mani in testa, c'hai ragione pure tu. Mica ho finito. E che te pensi, eh? Ma sto figlio Androcchi, eh? No. Ecco, mo comincia a menarla. Ah, beh, se non... Nessuno aveva detto che sarebbe stato facile. E nessuno... E io scappo. Io scappo, ritorno. E ti pino. Ma non l'ho mai stato, lo dico, eh. Non so cosa è successo, però gli ho fatto male. Basta e avanza. Eh no, mo stai rompendo le palle però, eh. Perché non riesco più a schivare un cazzo? Detto in tutta sincerità. Però c'è una cosa che sono bravo a schivare. Nah, eh. Forse non ero così bravo. Stiamo andando tutto bene. E adesso mi devo... Eccolo là. Pensi che non la sappia schivare? E invece sì, non la so schivare. Puttana la miseria. E te piacerebbe. Te piacerebbe sul serio. Oh, ecco qua, finalmente. Adesso continuiamo dove eravamo rimasti. Su. Piglia e porta a casa, Randall. Su. Chiudiamo così all'ultimate quarter, proprio. No. A calcioni nel culo. Facciamogli male. No. Continuiamo che qua la situazione non accenna a migliorare. Vediamo se lo capisci che devi star giù, eh. Prego. No. Non ci sta. E io lo ammazzo di botte. Non è un problema. Che dici? L'avrà capito? Non lo capisce? Glielo facciamo capire noi. Non è un problema. Ma guardalo il bastardo come rotola. Cazzo, una roba imbarazzantissima. Nah. Adesso vediamo di chiuderla, che mi sono già rotto le palle, eh. Dovrebbe essere una cosa di 5 minuti con un silenzio imbarazzante, tra l'altro, perché non ho ancora rimesso il commento, non posso rimetterlo. 1, 2. Che cazzo, cazzo, che grandissimo, meraviglioso, incommensurabile scansa. Scassa cazzo da competizione che sei, Randy, veramente. Ma guardalo che spaccamento di minchia. Ma che due palle sta cosa ogni volta. Vedi tu se mi devo menare. No, non c'è molto il coso pronto. Oh, ci riprova, guarda come perdo tempo adesso per colpa di questo. Dai, su. Vai a giocare in autostrada, fammi il favore, va? Su. E tanti saluti. Ce ne vuole ancora prima di... Madonna, è una
pigna nel culo dalla competizione per quest'uomo qui. E io continuo a ribaltarlo come un calzino, prima o poi lo capirà che deve star giù. Tanto altri spettatori, grazie mille. Oh, cambiamo un po' l'offensiva che mi stavo un po'... Ecco, adesso l'ho proprio rotto. Quindi se non sta giù adesso, magari lo capisce. No, vuole morire. Vuole morire di una morte atroce. E chi siamo noi per negargliela? Ok. E adesso vedi, per l'amor di Dio, di andare a fare in culo. Che già il terzo bus driver che ti prendi, avresti un po' rotto il cazzo. Che ne dici? Dai, vai a casa. Due. Madonna, non ti ho mai odiato così tanto nella vita, porca di quella troia. Oh, e finalmente gliela piazziamo. Così magari lo capisci e stai giù e non mi rompi i coglioni. Oh, mamma mia, un parto trigemino. Vabbè, così ha detto SummerSlam, no? Vediamo un po' adesso. Jack Burton con una faccia incazzata assolutamente non credibile, proprio mai nella vita, però l'importante è il pensiero. Vediamo adesso se mi fa un attimino uscire dal menu, che così cambio sta cosa che sta iniziando a darmi fastidio senza il commento. Posso uscire? No. Hey, thanks for having my back out there with Triple H. If it wasn't for you, I might have lost my chance to face John Cena. Ho capito. No problem. I know you don't have any allies on SmackDown, but from now on, you can trust me to be there for you. I saw what you did out there tonight. Madonna. That took some guts to put your match with me on the line. Honestly, I'm surprised you did. I wouldn't be where I am if I played it safe. I don't take the easy way out, no matter what obstacles are put in front of me. I never give up. Interesting choice of words. Yeah, well, that's just how I live my life. For me, it's not just a catchphrase to sell towels. And you think that's all it is for me? I busted my ass for everything I have. And will continue to do so until someone has to drag me out of that ring. Guys, you have a match. Cioè, è uno che sta facendo la voce impostata di John Cena. Non è neanche John Cena. Io sono meravigliato. With all this talk about never giving up, how about you put your money where your mouth is? At SummerSlam, how about we make our match a submission match? Like I said. Sì, esatto, bravo. L'idea ci sta. I hope you're ready to dance at SummerSlam. Madonna. Because I'm gonna make you tap. Hey, come on, that's enough. Are you sure that was the right decision? No, not at all. I need to start learning some more submission moves ASAP. E comunque, stavo per dire, 5 euro che già stato incassa dopo che vinciamo, sicuro. Scusate, devo fare quello che avevo detto. Vado un attimo a cambiare le impostazioni, che inizia a darmi fastidio non sentire voci, non sentire non sentire commento e non vedere che cazzo sto facendo soprattutto. La zecco sempre, proprio, è un attacco meraviglioso. I due attacchi che mi riescono meglio sono questo e Smoke Weed Every Day alla fine di next episode di Dre e Snoop. Allora, dove cazzo dovevo andare? Eccola qui.
E poi audio. Do cazzo stava. No. Volume audio, eccolo qui. Ok, abbiamo risolto, ritorniamo dove eravamo rimasti. Ah, dove cazzo sto andando? Mamma mia santissima. Non succede nulla per adesso a Torino. Dio ti ringrazio. Magari la si sfanga al 90esimo, arbitri permettendo. Ed eccoci qua, ritorniamo dove eravamo rimasti. Vediamo che cazzo ci tocca, perché ha parlato di... Insomma, ha parlato di... Submission match, non so neanche come cazzo lo posso... Ne posso fare io le sottomissioni con questa specie di essere ignobile. Ricordiamo, ha un 63 di overall rispondendo contro John Cena. Ma sentiamo un attimo... Ah no, posso... C'è solo legge, non posso chiedere a nessun altro. Hey, like I said before, I got your back at the pay-per-view, just in case Triple H or Randy Orton try to get involved again. Hey, I really appreciate that. You've been such a big help, which is... I hate to ask for another favor, but... Would you be willing to show me the calf crusher? I don't know, man. That's kind of my thing, you know? Can't be giving out all my secrets just in case we have to face each other again someday. Look, I need help if I'm gonna beat Cena in this submission match. I mean, I'll get down on my knees and beg if I have to. Oh my, stand up, I'll show it to you. Awesome, I owe you one. Don't worry, I'm sure we'll settle up at some point. Tipo dopo Summers, dopo il match di Summers, lo so già tanto che incassi. Non, cioè... È palese. I'm sorry for how you've been treated by Triple H, but unfortunately, there's not much else I can do to help at this point. Yeah, tell me about it. He's still holding one against me from 5 years ago. Anyway, good luck in your submission match versus Cena. Avoid the STF at all costs. Ok. Cos'è, match secondario? Ma frega un cazzo, non posso, non ho voglia di stare qua a rompermi le balle. E quindi arriviamo a SummerSlam. Don't move, we have a great match coming up next against an imposing adversary. You don't want to miss it. Bellissime queste queste introduzioni didascaliche all'ennesima potenza, perché stai usando il lottatore creato e quindi non sanno come si chiama. Vi si vuole un bene dell'anima, ok? Proprio vi si vuole un bene dell'anima. E ormai posso dirlo tranquillamente, hanno fatto un ottimo lavoro quest'anno, proprio infinitamente meglio degli anni scorsi, per tante cose. Finito il primo tempo, nel frattempo 0-0 a Torino, quindi non succede niente di particolare. Dicevano, hanno fatto un lavoro meraviglioso confronto all'anno agli altri anni. Si sta vedendo la luce in fondo al tunnel, insomma, ed è una cosa molto positiva. Quindi bene o male che se da una parte la 2K non ne azzecca una, vede la voce NBA, da queste parti bene o male sta iniziando a ingranare la quinta. Soprattutto, di che titolo stava parlando se non ne ha cinture? Non capisco. E comunque è bellissimo come quest'anno con l'editor puoi decidere la reazione del pubblico indipendentemente dal tuo ruolo. E infatti sentite i fischi per Cena, è meravigliosa sta cosa. Sembrano cazzate, ma è meravigliosa. Cioè, tu praticamente puoi creare la reazione del pubblico che vuoi per chi vuoi. È una cosa bellissima. Credo però non ci sia la funzione idolatra per gente tipo Becky Lynch, quindi non chiedetemelo. Okay. Sempre animazioni molto, molto spontanee quelle di Cena. Vabbè che è già tanto che gli hanno trovato un doppiatore che gli assomiglia, perché lui non aveva tempo. Vabbè, va. Andiamo a fargli il culo. O almeno proviamoci. È che si continua a non capire di che cazzo stava parlando prima, parlando di titolo, vabbè. Dai, ok, sul giallo addirittura, quindi succederà un po' di tutto, come
E opla, iniziamo a girare pure Cena come una frittata, che tanto abbiamo capito che in quanto a portata aerea siamo un po' scarsini, quindi cos'è stato? L'avete vista anche voi? Meraviglioso. Cosa? Poesia in movimento proprio, è una roba incredibile. 10 minuti fa vi stavo lodando, cara la mia 2K, e poi vedo queste cagate ignobili. Grazie mille per ricordarmi per quale motivo non mi posso mai fidare al 100% di te, 2K. Ma proprio mai. Mannaggia a voi. Oh, blasso. Vediamo cosa succede a sto punto, perché... lui che sta caricando il comeback, non ero io, stavo guardando dalla parte sbagliata. Ok, vediamo che succede mo. Attenzione, no, ok, AJ Styles stop Triple H from costing Buzz the match. Addirittura. Che mi sto perdendo. Addirittura. Altro che la proposal di The Rock. Quello proprio sì, siamo arrivati anche a livelli superiori. C'è entrato più o meno male. Continuiamo a menare il nostro amico Cena, che non sta neanche opponendo tutta sta resistenza. Fomentiamoci un attimino, che fa figo. E ritorniamo dove eravamo rimasti. Vediamo un po' di variare l'offensiva, che insomma non mi sembra il caso. Vediamo che succede adesso. Ecco, adesso il... perché sono un attimino diversa dal solito. Ok, calcio ne fa. Prego. Despite Triple H's best efforts to impede your progress, you have accomplished amazing things on SmackDown. I've been so impressed that I think the Raw audience also deserves to see what all the buzz is about. Quanto è inquietante il movimento della bocca di Kurt Angle, sono proprio tanto, And we were able to agree on a special one-time trip. Sending you the Raw media. Well, I can't believe it, but the Raw GM has spoken. Buzz is headed for Monday night. Oh, it's true. It's damn true. I wish I could say good riddance, but we'll be right there with him. Oh, però. Stiamo facendo carriera, allora. Ok, finito anche questo capitolo, quindi. E vediamo adesso che cosa ci dobbiamo aspettare. E già che vedo una chitarra, ho una mezza idea. Secondo me facciamo un feud con Gigi D'Alessio o con Zucchero. E direi proprio di sì che vado. E che so, scemo? In base a me sto scioccato dal trasferimento a Raw, gli mancherà la SmackDown, ma non vede il fatto, non vestirà Raw. Caso del suo breve periodo non ha mai avuto la possibilità per il WWE Championship. Allora,
spera di essere uno tra i contendenti per lo Universal Championship, ma se tutto va bene probabilmente non avrà la possibilità, perché la sera successiva, perché di solito il campione da quelle parti è sempre in vacanza. I was impressed with what you were able to accomplish on SmackDown in such a short amount of time. Kind of reminds me of, well, me. Thanks, Kurt. I hope there are no hard feelings that I didn't initially sign with you. None whatsoever. We're just lucky to have you here on Raw now. So what's your plan tonight? Going to sit back and get a feel for things? I didn't get here by sitting back and waiting for something to happen. No, I guess not. You'll be seeing me out there sooner than you think. And in a very big way. Ecco, qui invece avrei voluto che lo doppiassero Kurt Angle, perché è una roba atroce, e lui anche fa recitato in film, sebbene Sharknado 2 io non lo conti come film. Che cazzo c'è qua sotto? Sto calpestando robe che non capivo. Vediamo che ci tocca il nostro debut. Allora, qui è ancora, non è aggiornato, quindi. We are gathered here tonight for a very special occasion. To celebrate a milestone that only the most successful television programs reach. No, ma parliamo un attimino anche del. Delle labbra in fuori sync di Miz. I miei sinceri complimenti, eh. When my hand goes up, your mouth goes shut. Questo dovevo farlo. Show some respect for the moment in history you are witnessing. Do you know the kind of blood, sweat and tears that go into making a production? Ecco, dici che per quello è possibile, ora che ci penso. Non è mai stato così arrogante, però è una possibilità. 100. Now, in honor of this achievement, I put together a special documentary recapping the series' greatest moments that I'd like all of you to watch for the next 10 minutes. Please turn off your cellular devices and enjoy the show. No, cazzo, io volevo vedere il best of the TV. E vabbè. When he talked about making a big debut on Raw, this is unbelievably disrespectful to the Intercontinental Champion. But from what we've seen in the past from Buzz, I'm really not surprised. Hey, maybe he wants to congratulate the Miz on making it to 100 episodes. I doubt it. Ah, e a proposito di 100 episodi, quest'anno la CCW arriverà al 100° episodio. La butto lì, eh. Non siamo così stronzi, dai. Umiliamo la parola. What the hell do you think you're doing interrupting my 100th episode celebration? I'll tell you what I'm doing. I'm saving these people from having to endure any more boredom. Instead, I'd like to give them something actually worth watching. Me beating you for the Intercontinental title. And unlike that terrible highlight video, I guarantee that won't take anywhere near 10 minutes. Are you insane? Or maybe you've just been inhaling so many fumes from your piece of trash van that you think you can interrupt my celebration and get a shot at my Intercontinental title. What's the matter? You scared I'll beat you so bad that Miz TV will be canceled before it makes it to episode 101? You know what? I think we got off on the wrong foot. You just got to Raw and we haven't been properly introduced. I'm Miz, obviously. This is my beautiful wife Maryse. And then there's the Miz-tourage, Curtis and Bo. Why don't you introduce yourselves to the new guy? He deserves it for interrupting this historic. E questa era prevedibile. It's 3-on-1. Ci sta assolutamente. Maybe now we can watch the special Miz TV documentary he interrupted. Please, no. Ok, la settimana successiva e si è buggato l'audio. Ah, proprio tutti oggi. Hello, I am Elias. I've got one question for everyone here tonight. Who wants to walk with Elias? Now, last week we had a newcomer arrive on the scene to challenge the Miz.
He quickly learned that in WWE, if you mess with the bull, you get the horns. And when I say WWE, I am referring to the WWE that stands for Walk With Elias. We got a new guy here named Buzz, who got beat down by The Miz. If you ask me, it's only a matter of time before he's out of the biz. He drives around in an old crappy van like a homeless man. He reminds Elias a lot of all you dirt poor fans. I never thought I'd be happy to see Buzz, but if it's to interrupt Elias' music, I would welcome an earthquake. Seems like Buzz isn't a fan either. Ragazzo, mi piace, ha un'attitudine. Okay, I think I speak for everyone here when I say we've heard just about enough. Visto che siamo qui, tanto vale, no? You know when sometimes you hear a singer at a concert and their voice just... Dove è andato il pubblico? I mean, cosa è successo, scusate? Abbiamo perso il suono del pubblico. No, che è tornato. Mi stavo preoccupando. I just realized I don't think WWE stands for Walk With Elias. No, I think it actually stands for We Want Earplugs. You talk a good game, but can you back it up? Perché ogni tanto sparisce il pubblico? Questa cosa è preoccupante, cazzo. Too much of a coward to face me. How about you and I go one on one right here tonight? Buzz must really want to get beat up 2 weeks in a row. Yeah. I don't know about that, but we're going to have Buzz versus Elias right now. Ok, almeno ci siamo trovati qualcosa da fare, no? Don't change that channel. We have singles action coming up next. Ok, addirittura ci avrà anche il... ci avrà anche il supporto. Allora vediamo come va a finire. Io spero adesso che con la sigla di loro non ci taglino per il copyright, perché ci manca solo quello. Ci manca solo quello, guarda. Mi tocca parlarci sopra per evitare che si senta, sperando di riuscirci, perché non è che abbia tutti sti argomenti in questo momento. Spero che siamo un bel po' di gente, in o meno per la media dei miei stream, forse potrebbero, tra virgolette, migliorare magari con qualcosa di diverso, ma quello vedremo nelle prossime settimane. E finalmente siamo pronti. Buzzy Buzz. E direi che possiamo continuare dove eravamo rimasti. Allora, io non ci faccio molto caso quando lo vedo dal vivo, ma è sempre stato strabico Elias. O è una roba tipo Shawn Michaels? No, ma è strabico forte, cazzo, eh. C'è qualcosa che mi sfugge. Allora, lasciamo perdere, va. Pensiamo a fargli del serio male fisico. Ok, subito di cattiveria a spintoni. Mi piace questa creatura che abbiamo generato, questo è un uomo, un powerhouse piuttosto massiccio, ogni tanto non disegna la terza corda, anche se puntualmente stecca. È una bella presenza fisica, non me lo aspettavo. Alla fine abbiamo creato un lottatore anche credibile.
Eccolo là. Inizia a spaccare le palle. Era prevedibile. E noi continuiamo a spaccargli il cranio. Altrettanto prevedibile. Devrent, ho visto le informazioni, non ho capito neanche io che cazzo ci faccia, ci faccia Devrent in panchina. Però se c'è da dire una cosa, se c'è una cosa della quale mi sto fidando ciecamente quest'anno dell'Inter è la difesa, che sia Skriniar Devrai, Skriniar Miranda. Il Miranda Devrai alla fine, bene o male, la difesa ce l'abbiamo, che è un grandissimo passo in avanti rispetto agli anni scorsi. Alla fine, da quel punto di vista, Devrai ha fatto proprio, ha fatto fare il salto di qualità. L'anno prossimo probabilmente se ne arriva pure un altro, io non mi lamento mica, giusto per avere un altro po' di alternanza, anche se ripeto ci vuole il vice Icardi vero e proprio, cioè nel senso Martinez ci sta, il problema è che bisogna anche crederci, non è che lo prendi e lo fai marcire in panchina, che è uno dei miei problemi principali con Spalletti in questo momento. Beh, sai che hai uno come Cardi che deve rifiatare, costi quel che costi, e praticamente consideri solo lui in attacco, non esiste, non sta né in cielo né in terra. Figlio di puttana, lo si distrae un attimo. Non mi ricordo di fare questo, ma chi se ne frega, non lo vogliamo dire. He's lining him up. Vediamo di chiuderla in allegria. O perlomeno di. Ecco qua. Modo di spaccare il cazzo pure te. E ciao. Stai a casa, va, che ti conviene. Ho visto una sedia. Nah. Ma non ci pensare neanche per scherzo. No, proprio non lui. Oh, ecco, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo visto già la sedia. Ecco qua, rough bump. Neanche di quelli fatti bene, proprio una roba imbarazzante. E gliela rompe malissimo, tra l'altro. Proprio una roba imbarazzante da vedere, se mi permettete. Sarebbe stato molto poco credibile uscire al contadino da una chitarrata. Almeno questo lo fanno funzionare. Buzz somehow overcomes the odds. Somehow he cheated. Ok, vedo che ci siamo già ambientati nella nuova realtà, vedo, almeno quello. Vediamo adesso che cosa ci riserverà questa storyline la settimana successiva. Buzz is here on Raw to continue his quest for the Miz's Intercontinental Championship. Tanto una Sasha che sculetta random, come se la cosa potesse darci qualche tipo di stimolo. Che me devi dire? Don't think I haven't noticed the impact you made on Raw already. In fact, if you can beat Bo Dallas tonight, I don't care what Miz says. You've earned a shot at his Intercontinental title. Okay. Speaking of looking out for you, if Miz attacks you during the match, you'll still get your title shot. Ma che leccaculo, ma che leccaculo puoi essere, Buzz? Davvero. Who says I'm not a good GM? I really hope you win tonight and get your title match with the Miz. I'm so sick of him and Maurice running their mouths. Madonna, un briciolo di passione, proprio un briciolo di capacità interpretativa.
You'll be the first active superstar to be inducted into the WWE Hall of Fame if you can pull that off. Quanto ti hanno pagato per fare sta cosa? Perché c'è un come disse qualcuno un tempo, c'è un limite allo schifo che può fare un attore. Brava, annuisci perché ho ragione. A sto punto mi tocca dirtelo. Anzi, Chad, diciamoglielo insieme. Cagna maledetta! Proprio mi è uscito. Even if somehow you get past me tonight, you don't have what it takes to be an Intercontinental Champion. Yeah, I think you need to actually have visited another continent. Mi spiegate perché se parla uno anche l'altro muove la bocca? No, così per sapere. We visit different continents just to go to movie premiere or the hottest new club. Florida's not a continent, right? No, I don't think so. But it's surrounded by water. I thought that's what made something a continent. No, you're thinking of an isthmus. Hey, you know what? It's none of your business what continents we visited. All I care about is embarrassing you tonight. Un ventriloquo da competizione, Bo Dallas. Ma lasciamo perdere. Keep an eye out for a receipt coming your way. For the broken guitar, if you get my drift. Ah dai, lasciamolo perdere Elias, non è il momento. Mi sembra il caso di andare a spaccargli le palle, perché abbiamo cose più importanti a cui pensare. Davvero, cazzo. Giustamente, essendo l'entourage di Miz, hanno lo stand double. Mi sembra giusto, cazzo. Vedi, perché non hanno pensato vabbè, no, bugia, avendola già fatta. Non è che fosse proprio il massimo dell'originalità. Difficilmente sarebbero andati over. Anche perché come l'aveva fatta Sandow era proprio oro. Proprio come di gold all'ennesima potenza. Giustamente non c'hanno manco un Titan tra loro. Qui erano ancora il Mr. Ice. Vabbè, andiamo avanti, su. Chiudiamo sta cosa in fretta, che ci avremmo da fare. C'è una briscolina veloce nel backstage. E subito andiamo a decapitare Boss, senza troppi complimenti. Farmo volare da una parte all'altra. Buzz will still get his title shot. Oh, why doesn't Angle just hand Buzz the Intercontinental? Continuiamo a ribaltarlo. Come giusto che sia. The goal is to make sure it's a fair match without involvement from the Miz. Well, after this match, you and Buzz might sì, continuiamo a decapitarlo. Ci ho preso gusto. Clothesline. È estremamente divertente aprire il culo al povero Bo. Bastardo. Bastardo figlio di trota. Non so con quale tempismo avrei dovuto pararla quella. Ecco, questa l'ho parata. E ti becchi anche le fio. Come ringraziamento. E deve ricominciare a scassare il Katzenburg. E io non ci casco mica. E anzi, faccio diventare un tutt'uno col paletto. E ci do anche una bella curata. Da questa distanza lo prendo facile. Il problema è riuscire a prenderlo. Adesso vediamo che cosa, in quali modi possiamo farlo volare. Questo mi non sarebbe una brutta idea. Continuiamo a menarlo, che mi sto divertendo. Mi sto sinceramente divertendo. Just about anybody on the roster.
Vediamo cosa possiamo fare per fargli del serio male fisico. Ok. Mo. Dai, è The Bus Driver. Dobbiamo aspettare però che... Dice che dobbiamo portarla sul rosso. Portiamolo sul rosso, allora. Su. Tanto chi è che vuole chiudere secondo te? Dai. Non farmi ridere, va. Okay. Ho sentito What a Scary Chop, ma lasciamo perdere. Forse è sentito male, dai. Non so come ho fatto a farlo sanguinare, ma ha funzionato. E opla, ribaltato come al solito. Ma cosa, mi piace un casino sta cosa di ribaltare i... Mamma mia, è più duro di quello che sembra. Sta durando troppo sta cosa, proprio è... Dovremmo avercela fatta. Ah, ok, poi schiena, non l'avevo visto. Riproviamo allora. Ok, vediamo cosa succede. Wait a minute! The Miz is a genius! Since he hit Bo, Buzz got disqualified and doesn't get an Intercontinental title shot. The Miz found a way around... Un cazzo di genio, effettivamente non ci avevo pensato. Buzz is obviously upset about how all this transpired. Tough night for Bo Dallas. He'll be fine. Non ho niente da dire, ragazzi. I'd hardly call that a victory. No, no, assolutamente niente da dire qui, ragazzi. Chapeau. L'ho presa in quel posto e mi è pure piaciuto, guarda. E ovviamente, ah no. Yet again, the Miz finds a loophole to avoid defending the title. I know. I'm just as frustrated as you are. So what are you gonna do about it? I'd like to give you your title shot anyway, but unfortunately, I just got off the phone with Triple H, and he said that since Bo Dallas technically won, you don't get to face The Miz. Triple H can just overrule you like that? Unfortunately, when push comes to shove, he can. And I'm not surprised that he did, given your history with him. All right, well, if Miz and Triple H are refusing to give me an opportunity, then maybe I need to make my own. Opportunity? No. Title. I know a guy who can help me out. You do whatever you think you need to do. Hey, Cole. I need a favor. It's short notice, but you did such a good job making the titles for BCW that I wanted to see if you could make me a custom title for me to use on Monday Night Raw. Fine. I promise to call you more often, and not just when I need something. All right, I'll email you some design ideas, but one thing I do know is that my title will only be defended in... Tanto vale divertirsi, no? Thanks, man, you're the best. Yes, I still have the lucky keychain you gave me. And I gotta run. Thanks. E beh... Godiamoci un altro po' della meravigliosa. I can't believe what happened in your match with Bo Dallas. Somehow the Miz continues to find new ways to be the most annoying person on the planet. Sempre intensa nella tua recitazione, veramente meravigliosa. Premio Oscar. You're offering me a chance to make Miz and Maurice look like even bigger idiots? Yeah, I'm in. Madonna, la sofferenza che just mi reca. No, I still would have beaten you tonight, even if Miz didn't accidentally hit me in the face. Possibile, eh? Yeah, it was a total accident. No, fermi. Allora,
Prima ci stava perché erano The Misturage e quindi parlavano insieme. Ma adesso, se nel text box mi scrivi Curtis Axel, perché cazzo muove la bocca anche Dallas? Perché? We're not brainwashed. Ecco, adesso aveva senso. Yeah, we have minds of our own. Stop doing that. You first. No, you first. Porca puttana. Ok, abbiamo un titolo da personalizzare. Ci perderemo un paio d'ore. Oppure no. Ah no, non posso usare i... Non posso usare i titoli che ho già. Che palle. Volevo divertirmi invece. Ma veramente cazzo. È che io non c'ho il song request, quindi purtroppo non... Non posso farlo. Ma porca puttana se quanto avrei voluto. Allora, in rilievo, volevo dire che in anticipo a fare sta cosa, a creare le cinture lo faccio praticamente ogni giorno, perché come ben sapete, dovendo preoccuparmi della CCW, molte cose mi tocca farle dicevo. E allora aspetta, hai ragione, bravissimo Marco, giusto. Dobbiamo rendere onore al miglior titolo della galassia. Quindi facciamolo, porca puttana. Intanto facciamo partire anche a Bring the Darkness che ci sta. Ecco qua, devo solo zoomare. Porca miseria, aspetta che devo centrarlo bene, sennò... Ok. Poi. Lo so che è una roba estremamente poco fantasiosa, però effettivamente abbiamo sto occasione, sfruttiamola. Ma che cazzo? Ah no, bugia, ho sbagliato. Stavo sbagliando completamente. Ok, eccola qui. Ed ecco voi anche l'unica cosa bella di TJP in WWE. La team. Ma tutta la vita proprio. È una questione proprio di stile. Solo che non mi ricordo l'ordine delle plate, quindi farò delle cagate imbarazzanti. Ma no, bugia, le ho azzeccate, dai. Anche se potevo approfittare per fare delle robe più imbarazzanti, ma... Rimaniamo sul sobrio, dai. Non lo so, io personalmente preferisco questa. Non so per quale motivo, forse anche perché è una questione di abitudine alla fine. È stata la prima che ho visto quando ho iniziato a seguirlo, quindi è un... come si dice? È una questione di affetto. Ok, direi che lo possiamo lasciare così. E lo chiamiamo Buzz Championship. Perché sì, ovviamente, perché chi se ne frega non lo vogliamo dire. E soprattutto perché non c'ho voglia di pensare, ecco perché. Sì, ecco, anche... Da un po' quell'idea effettivamente di... Da quel sapore di MMA. Anche quello è vero. Ricorda un po' il titolo della UFC. Ecco, vedi. Perché non me l'hai detto prima, porca puttana? Lo Scancarozzi Championship, ecco. È che facciamo un crossover di quelli brutali, quindi meglio di no. Infinity Scancarozzi facciamo. Vediamo adesso
a cosa è servito creare questo titolo, tra l'altro, che non ci ho ancora capito un cazzo. La settimana successiva, se fanno quello che penso, rido tipo un'ora. Proprio il resto della live sarà me che rido per un'ora. I am the Miz. Porca puttana, lo sapevo. This is my lovely wife, Maurice. Say something to the audience, Maurice. That was wonderful, honey. You truly bring so much to the table and are certainly not just window dressing whose sole purpose of ha segnato la Juve, puttana la miseria. From town to town, ironing my weird matrix cloak dress that I wear. When my hand goes up, your mouth goes shut. When my right foot goes in, your right foot goes out. When my right foot goes in, you shake it all about. You do the stupid Miz dance and you turn yourself around. That's what it's all about. Because I'm the Miz and I'm awful. Questo era facile. Vedi, si sono impegnati quest'anno nel tuo lato che è fare il career mode. Se anche l'anno prossimo fanno una cosa del genere, sono da applausi. Which is impossible, or is just not paying attention to his own show. I am this close to dialing 911 to report two counts of aggravated character assassination. Whoa, Miz. Sasha and I were just having a little bit of fun out here. No need to go overboard. I mean, besides, you didn't even let me get to the best part, other than showing everybody how big of a goof you are. The whole point of tonight. Vabbè, la punizione per avere Chiellini al Fanta, eh? Che cazzo. Singles title. Non ho capito perché mi fischiano, ma lasciamo perdere. You see, since you refused to give me an intercontinental title shot. And then Triple H backed your little scheme with loser Bo Dallas. I was forced to make a title of my own. E tra l'altro, perché non ci ho pensato, dovevo fare l'FTW alla Taz. Wow. Invece non l'ho fatto. What do you think this is? WWE 2K19? This is real life. It's not pretend time. You don't get to make up your titles. In fact, this is the most pathetic thing I've ever seen. E dai de guardaparete. I've seen your matches on the indies. You want to talk about pathetic? I think someone who refuses to defend their title, that's pathetic. Because even though this championship is brand new, it already holds more value than yours because I'm not going. Non lo so, i titoli creati hanno sembrano un'illuminazione molto scarsa. Questo è secondo del materiale che usi. All right, champ. I have someone you can defend your made-up title against. Someone who's still waiting for payback for a broken guitar. Like I said, anyone at any time. But you didn't give me a chance to explain that my title has some special conditions for how it must be defended. What do you mean? Like the matches can only be held in high school gyms? Or there can't be more than 200 people in attendance? Not exactly. My title will only be defended in no disqualification matches. Sì, esatto. Bravissimo. Quella era, no, era la frase esatta, era se il tipo di persona che se il tipo di lottatore con uno sfigato che crederebbe in un videogioco e poi l'occhiolino, bellissimo. Cioè, le mie prime esperienze con la quarta parete non sono state con Deadpool ma con Santino Marella. Ok, quindi la prima difesa del Buzz Championship, questa cosa me la dovrò ricordare per motivi che so io, anche se ci siete già arrivati lontano un chilometro. O almeno chi conosce il canale, chi conosce me, c'è già arrivato da un chilometro. Anzi, forse
questa breccia funziona anche meglio, perché non perché primo non te l'aspetti, secondo neanche si spreca a fare appunto l'occhiolino a fartelo notare. Ah, ecco, era proprio l'illuminazione della cutscene, perché adesso è un po' più chiaro. Per cortesia, la storia di merda. Stiamo parlando di momenti fondamentali, cioè Vince McMahon che balla il ballo del qua qua, parliamone, porca puttana. Io la volevo vedere dal vivo una cosa del genere. Su, adesso vediamo di difendere sta cintura. Abbiamo detto no disqualification, giusto? Ok. C'è un motivo per cui l'ho fatto, ovviamente. Dove quel motivo, ovviamente, era fare il culacchio a Paiolo. Il numero per cazzo. Dicevo, dove il senso di tutto ciò era ovviamente perdere meno tempo possibile e spaccargli direttamente il culicchio, ammazzato in da capa, perché è così che si fa nella vita, ammazzate dritte nei testicoli e chi se ne frega della qualità del match. E ce n'è anche per te, che è anche volato. Sì, vabbè, la grafica era da studiare un attimo, io non sono stato lì a guardare, effettivamente. Minchia, tutte nel ginocchio te le sto tirando. E non ho neanche finito. Così, ancora, va bene. E adesso, dagli a The Bus Driver. Ok. Chiudiamo la veloce, su. Credo di averti bellamente aperto aperto il culo. Siccome io sono stronzo dentro. Ah, sì, vabbè, ma era del filmato, si può cambiare. Guardate il cazzo, voi. Siccome siamo stronzi nel midollo, piantiamogli il cervelletto nell'apron. Perché è così che si fa nella vita. Adesso vatti a fare una passeggiata in mezzo al pubblico che ti ama così tanto. Ah, c'era il count out lo stesso? No. Non ti azzardare nemmeno. Aia. Ha fatto male. Ha fatto oggettivamente male. Ma questo. Questo secondo me fa più male. Così. A intuizione. Dove eravamo rimasti? Ah sì. Cambiamo arma. Vabbè. Ma devi proprio stare qua a rompermi i coglioni, no. Ci prendo la rincorsa. No, non gli posso fare la 619, peccato. Dagli al martello. Il martello ortopedico di Jack Barton. Direi che abbiamo chiuso, mi sa, opla. È stato bello, ciao, vedere. Oh, beh, sembrava strano. Ma lo dovevo aspettare. Ma sarei stronzo, Elias, Sarei proprio stronzo. Altri spettatori, grazie mille. Grazie per la fiducia accordatami. Non so più parlare in italiano ormai. Barton non ne fa più.
Direi che è il caso di chiudere. No. Lo stronzo resiste. Guarda, se sono le grandi pretendenti. Guardalo. Guarda se deve menarmela all'infinito. Pure col collo sul martello. Roba che finisce all'ospedale in 10 secondi. E questo figlio Androchia rimane in piedi. Non lo vuoi capire. Stai tranquillo che adesso vai giù. Stai tranquillo che adesso vai giù. Dopo 57 martellate e 12 mazze da baseball. Ok, un cazzotto. Senza chiedere né come né perché. Ma sarai stronzo anche tu, eh? Ma porca di quella grandissima toccola. Ecco qua. Ci voleva una bella smaronata da competizione. No, eh. Non ce la posso fare. No. È tua zia invece. Tua zia. Ti ho martellato l'esistenza per 20 minuti. Ah, di nuovo? Manco l'uno stavolta, va? Così? Lo capisci? Vediamo cosa vuole fare lo stronzo. Ah, proprio non ce la puoi fare, vero? Ritorniamo dove eravamo rimasti. Un martello dritto nei coglioni. E vediamo se lo capisci. Che deve andare a morire ammazzato. Dai, forse la vuoi. Forse mi regali sto piacere e te ne vai a fare in culo. Sei stato martellato solo 27 volte, forse magari lo capisci. Che due coglioni. Guarda che con John Cena si è già lottato, eh. Ma che due coglioni di nuovo. Ma come si fa con questa gente? E dai! Ti costa così tanto andare giù e morire di una morte atroce? No? Sembrerebbe di sì. Sembra che gli costi troppo. Che gli costi veramente troppo. Adesso vediamo se capisci che devi andare a fare in culo con un'altra simpatica carica di martellate. Sempre male. Oh, vediamo se vuoi farmi la gentile cortesia di morire. Così magari ce ne andiamo tutti. Sì. Oh, ti costava così tanto farlo la prima volta? Anziché prendertene 5 di queste? No?
Ti costava davvero così tanto? Ovviamente 97 replay della stessa moto, perché ci ho provato 70 volte. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo difeso per la prima volta il nostro Bass Championship, che a sto punto settimana prossima gli, se possibile lo modifico un po', che così gli diamo un tocco più personale, con un po' di tempo in più. E vediamo adesso che cosa succederà. Sa che andiamo avanti per un'altra mezz'oretta. Poco dopo, anzi mi sa che se il capitolo chiude in questo momento, ah, anche l'audio se n'è andato, bene, ottimo. You showed up a few weeks ago on my show acting like you owned the place. You insult me and my wife and then cut every corner possible by creating your own title. Mamma mia, si è buggata sta carriera. Forcing Elias to compete with a random stipulation he wasn't prepared for. Well, I am sick of it. You want your match? You got it. My legitimate, illustrious title versus your second-rate imaginary title. At Hell in a Cell, we're done playing make-believe because I'm going to show you what it's like to live in the real world. Oh, che bello. Il fuori 5 come sviato 2006. Che bello. Minchia, alla faccia del fuori 5. I'm glad that you are finally going to face off. Ci ho voluto un mese e mezzo prima che riuscisse a parlare. Sta diventando un film di Bruce Lee. Reese, Elias and the Mistrage will be banned for ringside. And since Buzz's title is on the line, the match will be held under his title stipulations. Which means it will be a no DQ match. Are you gonna be kidding me? Che cazzo? È meraviglioso questo fuori sync degno di un film di Bruce Lee. E siamo già pronti per la serie, quindi. The wait is over. This one's for all the marbles and it's coming up next. Devo presumere che entrambe si sta bagnando con questi ritardi l'attack. È possibile. È possibilissimo. Oh. Le introduzioni di rito che fanno sempre figo. No, niente introduzione. Ah, fa culo. Si va dritti al punto. Il Buzz Champion. Ok, quindi no disqualification, anche se puttana Eva, siamo in essere, fammi in essere, vabbè. Lasciamo perdere, va. Mi dovevo aspettare queste cose. Ok, abbiamo fatto la cosa figa, possiamo andare avanti. Devo presumere, esatto, champion vs champion, bene. Così fa anche figo. Quindi probabilmente questo titolo non lo rivedremo mai più. Tipo. Che con che anzi col vecchio titolo mondiale sembra una roba tipo Hogan contro Warrior, invece. È dritto, cominciamo con la solita maniera. Bellissimo come l'attack stia al gioco in maniera meravigliosa. Anzi, Marco, di la verità, sei tu l'attack Roma Capitale con l'account. Faccio fatica a pensare il contrario. Ok, vediamo un po' di. Prendo la voce. Oh, bene. Abbiamo già una cosa molto comoda. Mi sono dimenticato però che, ok, non disqualificato, ma il campo c'è comunque, quindi che minchia sto facendo? No, mica l'avevo visto, c'è la
C'è anche la corda rosa per la Susan di Somer. Ma porca di quella puttana, ma la vogliamo smettere con queste troiate? Su. Speaking of champions heading into matches, torniamo dentro, va. One of the most glaring examples of that would have to be the Honky Tonk Man's attitude heading into his Intercontinental Championship defense at SummerSlam 1988. We all know what happened to him on that night. Oppla, continuiamo a pestare. Voglio provare a fare un po' di roleplay ed evitare di usare le armi per adesso, ma mi sa che mi stancherò molto in fretta. Non so cosa cazzo è successo. Ah, che sei tu, che l'account dell'Attack stai scrivendo tu. L'hai fatto tu per... L'account dell'Attack Roma Capitale ci sei tu dietro. Di la verità. E va bene. Non ci vuole. Non vuole battere sulle. Sì, ti do anche qualche minuto per tornare dentro, eh? Bastardo. Prepariamo il martello. Dritto nello stomaco. E ritorniamo dove eravamo rimasti. E continuiamo a menarlo senza pietà, va? Non credo ne basterà una sola, ma nel dubbio. Non costa nulla ammetterlo. Cazzo! Così poco ci è voluto. È un po' imbarazzante come cosa. Giusto un filo, eh? E vabbè. Abbiamo fatto quello che dovevamo allora. Veramente si chiama così, Cole. Yeah, if I were the Miz, this match would be under protest. It should have never taken place under these rules. Well, it did, and now we have a new champion. You can protest all you want, but it's not going to change what happened. Un'immagine meravigliosa. Bas con le sue due cinture. Una che non vale oggettivamente un cazzo, ora che ci penso. Ma mi sa che non è finita qua. Ma proprio neanche per scherzo. Sicuramente c'è anche altra roba da dire, da fare, da pensare, da baciare, lettera testamento. You did it! You finally shut up the Miz. I don't know about that, but... I did beat him and take his Intercontinental title. That's good enough. Thanks for helping me along the way. We make a pretty good team out there. We did. If you ever need someone to dress up in a ridiculous costume to send a message to one of your opponents, I'm your guy. I'll remember that. Hey, Sasha. You mind if I have a moment to talk business with the champ? Ti la stai calmo, cazzo. Stai buono lì, cazzo. I'm calling myself Champ Squared, actually. Yeah, about that. Not to put a damper on your big victory, but according to WWE regulations, you're only allowed to hold one singles title at a time. I could try to circumvent the rules and let you hold both, but Triple H would just force you to vacate one anyway. You really know how to ruin a party. I'm sorry. So which title would you like to keep? Questo andrebbe benedetto da chiunque, se non fosse per il fatto che stiamo parlando con uno che di titoli ne ha detenuti due contemporaneamente per diverso tempo ed è stato conosciuto come lo Euro Continental Champion, perché aveva il titolo europeo intercontinentale. Ma la butto lì, eh. Comunque, chi se ne frega del titolo a carta straccia, adesso ne abbiamo uno vero, quindi sti cazzi. That had to be a tough decision. If it's any consolation, I'll give you the rest of the night to celebrate with both championships. Thanks. Ok, abbiamo finito per oggi allora, visto che è finito anche il capitolo. È stato un grande piacere vedere. È stato un grande piacere questa serata.
No, noi ci vediamo qui su Twitch venerdì prossimo, martedì per Scarponi, e l'ho già postato anche sulla pagina Facebook il 27 di dicembre. Sì, manco per le feste mi fermo, fate voi. Ci vediamo a Sinai al Medioevo per un altro torneo di FIFA, sarò lì per commentare come sempre. E niente, se state guardando questo su YouTube non dimenticate di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fatemi iscrivetevi, iscrivetevi, fate bene. I'm Jack Draper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.